intanto buona mattina, siamo pronti in questa giornata a raccontarvi novità, curiosità, territorio, ma soprattutto i nostri ospiti che vengono a trovarci. Oggi, come anticipato poco fa, abbiamo il piacere di avere qua con una scrittrice che tra pochissimi secondi vi presenterò. Ma oltre ad essere una scrittrice, e questo mi piace tantissimo perché non mi era mai successo di incontrare, diamo il benvenuto a lei, Silvia Andreoli, benvenuta, scrittrice ed esperta di fiabe. Ciao Silvia! Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie buongiorno. Di questo bellissimo invito. Grazie a te, come stai Silvia? Bene, devo bene. Dirti sì, sono contenta, siamo qua per presentare un libro che è in uscita tra 4 giorni perché uscirà venerdì, quindi insomma è un'emozione, dai. Ce l'ho, adesso prima di arrivare subito a te, attenzione, ce l'ho e ce l'abbiamo qua, eccoci qua, guardate che spettacolo perché è arrivato il tuo nuovo libro, anzi grazie per avercelo portato. Raccontaci un po' Silvia, io sono davvero curioso e io devo chiederti, non ho mai incontrato, non ho mai avuto il piacere, l'onore di parlare e fare 4 chiacchiere con un'esperta di fiabe. Ed è veramente esperta, perché poco fa davanti a un caffè mi ha detto delle date, delle cose incredibili che non sapevo. Giustamente io non sono esperto e quindi raccontami un po'. Allora, io sono una scrittrice per adulti e questo è importante perché adesso poi entreremo a parlare delle fiabe, del certo. fatto che le fiabe sono nate per gli adulti. La passione per le fiabe, diciamo, ce l'ho un po' nel sangue. Io sono cresciuta con i racconti di fiabe di queste vecchie prozie che erano le zie di mia mamma e che appunto avevano tutto questo patrimonio incantevole. Certo. E poi con la fiaba ho sempre avuto a che fare anche narrativamente. E quindi mi sono messa sulle tracce di un sapere sì. che è nella sua diffusione molto più superficiale di come crediamo. E in realtà esistono invece raccolte di fiabe ovunque, perché ne troviamo di simili anche tra loro, dal mondo degli Inuit fino alla Nuova wow. Zelanda. E la cosa incredibile è che ci sono dei fili comuni, per cui per esempio tutti gli studiosi di fiabe si sono detti: ma cos'è che succede? Che la fiaba nasce in maniera indipendente in vari posti o c'è una migrazione, la fiaba si muove? Certo. E quindi mi sono messa un po' sulle tracce di questo percorso, ho trovato libri davvero interessantissimi sia di narrazione che di studi sulla fiaba e così è nato questo libro che si intitola appunto titolo La tana del lupo, il cuore segreto delle fiabe. Bello, guardate che spettacolo, ce l'abbiamo, scusate che ho la doppia camera, eccola qua, guardate che spettacolo, bello. Allora, tenere un libro tra le mani è sempre magico, poi soprattutto raccontaci cosa possiamo trovare in questo libro, come l'hai pensato, perché è tutto pensato e studiato ad hoc. Allora, questo libro è pensato come un viaggio in 12 tappe sì. che sono 12 fiabe a partire dalla Cappuccetto Rosso nell'edizione francese di Charles Perrault del 1697 fino ad arrivare al 2015 con un'edizione in Italia, la tradotta in Audi, della strana biblioteca di Murakami Haruki. Che cosa vuole questo viaggio? Vuole sì. spiegare che le fiabe sono un patrimonio, sono uno specchio costante che racconta l'umanità, ma l'umanità degli adulti, perché è così che le fiabe sono nate. Dopo sono diventate uno strumento pedagogico, ma molto dopo, perché parliamo del primo ventennio dell'Ottocento, quindi di strada la fiaba ne ha fatta. Se pensiamo che le prime tracce le troviamo nel XIII secolo avanti Cristo in Egitto con la storia dei due fratelli. Ecco. Allora ecco che siccome la fiaba è piena di meraviglie e noi di meraviglie abbiamo bisogno, perché la meraviglia è quel qualcosa che ci mette a contatto con una natura umana profonda, con lo stupore, quello stesso stupore che andiamo cercando, allora ecco che la volontà è quella di dire: smettiamola di considerare le fiabe un mondo incantato, perché a leggerle le fiabe hanno scenari da incubo. Pensiamo ad Hansel e Gretel, ecco. Biancaneve, Cenerentola, cioè tu, che poi è proprio così scenari da incubo, sì. famiglie da incubo, sì. E dall'altra parte riappropriamoci di un linguaggio che è semplice in apparenza, ma che, come aveva scritto Calvino quando ha pubblicato le fiabe italiane per la prima volta in Italia nell'autunno del 56, del 1956, nella prefazione dice: le fiabe sono vere, raccontano il catalogo dei destini dell'uomo. C'è un sapere profondo che è nelle fiabe. Alcune cose sono i famosi archetipi di Carl Gustav Jung, ma dall'altra parte le fiabe si fanno spugna del mondo circostante. Allora ecco che troviamo dentro, per esempio, le abitudini del
cibo Cappuccetto Rosso porta alla nonna malata una focaccia del burro e del vino. Chi è che porterebbe questo a una vecchietta malata mandando una bambina nel bosco oggi? Già, nessuno. Già, è proprio così. Allora, a parte che Silvia sei simpaticissima, davvero, cioè vorrei veramente ascoltarti e soprattutto farci raccontare da te fiabe. E io devo chiederti una cosa che, diciamo così, molto molto difficile. Sei pronta? Dai. Qual è la tua fiaba preferita? Guarda, hai ragione, è molto difficile, però alla fine me lo sono chiesta, ce ne sono tantissime. Posso dire che tutte le fiabe che ho citato e molte altre che non sono citate mi hanno incantata. Però la fiaba a cui io sono più affezionata è Cappuccetto Rosso, perché wow, come anche nel libro verrà descritta, Cappuccetto Rosso di fatto è quello che noi siamo davvero, quella matrice di infanzia che è il fidarsi, il voler incontrare, il guardarsi intorno. Quindi è vero che il prezzo apparentemente che paga è quello poi di entrare nella pancia del lupo, però c'è un approccio alla realtà e alle relazioni che secondo me non va perduto. E poi se adesso lo leggerete questo libro, scoprirete che il lupo in realtà non è un lupo, ma c'è una versione etnografica che racconta che la storia tra Cappuccetto Rosso e la mamma e il lupo in realtà è uno scontro tra generazioni, la generazione delle figlie, delle madri e delle nonne che diventano lupo perché perdono ogni avvenenza fisica. Quindi ce n'è di tutti i colori. Cosa possiamo scoprire? Qua veramente possiamo scoprire di tutto. Silvia, chiedo a te, che sei un'esperta di fiabe, magari non è una domanda diciamo precisa, però c'è una fiaba che è davvero complessa da capire, da interpretare nel sì, vedo? Okay. Allora, ed è preparata. Qui è citata, ed è La regina della neve di Hans Christian Andersen, che viene conosciuta perché è stata tradotta in un film però molto diverso dalla storia, dalla vera fiaba, sì, da Disney. In realtà è una fiaba molto lunga, è una fiaba in 7 storie, quindi è una delle prime fiabe lunghe, in cui nel viaggio che vorrei faceste con me, la chiamo una fiaba cerniera. Perché? Perché fa passare dall'idea di una fiaba come un piccolo mondo chiuso, di solito piuttosto breve, ad una narrazione che ha un respiro più profondo e che entra veramente in quelli che sono i drammi e i timori e le paure dell'essere, certo, umano, soprattutto perché c'è un prologo in cui racconta addirittura del fatto che esisteva uno specchio, di uno specchio che il male in qualche modo ha tramutato, al punto che gli uomini quando guardano dentro a quello specchio vedono solo le cose brutte, e che un frammento di questo specchio entrerà nell'occhio di uno dei protagonisti. È una fiaba molto complessa, ma fiabe complesse le hanno scritte anche, certo, personaggi. Per esempio, pochi sanno che Goethe, quindi no, grandissimo intellettuale, ha scritto una fiaba esoterica, la fiaba del serpente verde della bella Lilia, che è una fiaba assolutamente che ancora oggi nessuno ha capito esattamente tutti i simboli alchemici che ci sono all'interno. Pensate che mondo c'è, come dietro chiaramente ogni genere, ogni stile, insomma un mondo. Silvia, non spoilerarci, a parte che non hai spoilerato, però in senso buono, non spoilerarci altro, perché siamo davvero curiosi. A tal proposito, da quando, perché ce l'abbiamo in anteprima, un pochino ce la tiriamo, un pochino, da quando possiamo trovare il tuo libro in tutte le librerie? In tutte le librerie da questo venerdì, quindi venerdì 27, è già in prenotazione su tutti i siti e anche, certo, naturalmente presso le librerie fisiche. Meraviglioso. Io ti ringrazio per essere stata oggi con noi. Dimentico qualcosa, dove non so, io chiedo, cioè stai pensando altro, io chiedo, cioè ci sono delle news, qualche curiosità particolare? Ma io news no, direi questo: entrate in questo libro e fatevi proprio afferrare dalla fiaba, da quello stupore che avevate una volta, da quella voglia di dire ma aspetta che vado a vedere che cosa succede, cioè, perché lì dentro gli eroi della fiaba ci assomigliano tanto, a differenza degli eroi della mitologia, perché sbagliano, compiono errori, si addormentano quando non devono, non ascoltano le giuste indicazioni, però non vengono mai puniti. L'errore in realtà è parte dell'esperienza, e questa è una cosa molto importante della fiaba: capire che non esiste il giusto o lo sbagliato in assoluto, ma che ognuno deve trovare il proprio percorso, e quando lo trova riesce ad arrivare anche dove nessuno avrebbe immaginato che l'avrebbe potuto fare all'inizio. Grazie davvero Silvia, grazie di cuore per essere stata oggi con noi. Quando
c'è qualche bella notizia da raccontare, torna a trovarci, mi raccomando, e cercatelo, cliccate sulla parte, diciamo, web, però andate in libreria e leggete La Tana del Lupo, il cuore segreto delle fiabe di Silvia Andreoli. Grazie davvero per essere stato oggi con noi. Grazie a voi, grazie di grazie cuore. Grazie mille. Allora, mi raccomando, adesso ci vediamo, ci ascoltiamo un brano musicale, ci vediamo tra un po' e poi vi richiediamo tutte le date che ha detto Silvia. State lì, ci vediamo tra un po', mi raccomando.